5 mezzi pesanti coinvolti, 3 feriti, autostrada chiusa per 4 ore, oltre 3 km di mezzi in coda fermi e traffico pesante sulla statale. 5 pattuglie della stradale sul posto e una dozzina di uomini impegnati per gestire una complessa situazione. Questo in sintesi il bilancio pesante di una mattinata difficile per il traffico autostradale Fano-Marotta in direzione sud. 2 incidenti diversi, ma collegati tra loro. Alle 7.45 di questa mattina si sono verificati al chilometro 176 e 175 dell'A14, 2,5 km dopo il casello di Fano. Tutto inizia alle 7.35 di questa mattina, quando un TIR per il trasporto di alimenti esce da una piazzola in sosta per immettersi nel flusso del traffico. In quel momento sta sopraggiungendo un altro mezzo pesante adibito al trasporto di materiali ferrosi della ditta Sider di Pesaro, che tenta di evitarlo ma urta violentemente la parte posteriore destra del cassone. L'urto, violentissimo, dilania totalmente la cabina del mezzo, fortunatamente però dalla parte del passeggero, aprendola e sparpagliando pezzi di motore per tutta la carreggiata. La motrice si intraversa ed il cassone sbatte con violenza contro il New Jersey, scagliando pezzi di cemento anche nella corsia opposta, senza colpire miracolosamente nessun veicolo che sopraggiungeva in quel momento, ma l'auto articolato si intraversa e blocca completamente la corsia sud della 14. A quel punto, a 600 metri di distanza, il secondo incidente. Sono le 7.45. Un furgone con cassone proveniente da Pesaro della ditta Girometti Impianti, con 2 operai a bordo di 34 e 35 anni, pesaresi, si accorgono dell'accaduto ed arrestano il furgone. Una frenata di emergenza, però, che mette in difficoltà una bisarca carica di automobili che sopraggiunge in quell'istante, che tenta di schivare il furgone, ma lo colpisce e lo scaraventa in avanti come una pallina impazzita al centro della corsia, dove urta sul fianco un altro TIR e finisce la sua corsa tamponando un altro mezzo pesante fermo davanti a loro. Fine della carambola, ma sono momenti concitati. Sul posto arrivano i primi soccorsi, 3 pattuglie della stradale ed una squadra di vigili del fuoco di Fano, che però rientra, non essendoci fortunatamente persone da estrarre. Arriva anche il 118 e vengono prestati i primi soccorsi all'autista del camion e dei 2 operai della ditta Girometti, che vengono tutti e 3 portati all'ospedale di Fano in codice giallo. Inizialmente era stata allertata anche l'eliambulanza, che però non è atterrata, dato che i sanitari del 118 hanno valutato le condizioni dei feriti non gravi. Sul posto sono arrivate anche altre 2 pattuglie della stradale, tra cui anche il comandante Colantuono, che ha diretto le operazioni. Dal casello di Fano in poi si sono formate però subito code, vista anche l'ora di punta, ed i soccorritori dei mezzi speciali entrati a Marotta sono arrivati sul posto percorrendo contromano la corsia sud della 14. Ripercussioni notevoli anche sulla viabilità ordinaria, su cui si è riversato inevitabilmente tutto il traffico, con la formazione di code lunghissime anche in via dell'aeroporto a Fano. La corsia sud dell'autostrada poi è stata riaperta alle 11.30 di questa mattina.